fu lì che capì. Avevo rimosso, rifiutavo di guardare perché lo stigma sociale mi impediva di vederlo per quella che era la mia posizione nella costellazione umana. A ciascuno la sua cross. Quando è stata la prima volta che ti sei sentito veramente a tuo agio, mostrandoti così come sei e come sentivi di essere? C'è una prima volta, in effetti, e è ben raro che ne parli. Era il 2 aprile del 2003. Venivo da 7 anni di cambiamento progressivo del mio guardaroba, aggrappandomi molto anche alla moda di quei tempi, seconda metà degli anni 90, proponevo un uomo un po' effeminato, camicia in organza, pantaloni di raso a zampa d'elefante. Arrivai all'appuntamento con il destino, mettiamolo così, a Francoforte, con una mia amica giornalista. Entrammo in uno di questi fast fashion, lì vidi un paio di zeppe taglia 42. Letteralmente non resistetti all'idea di mettermela addosso. Io ricordo l'entusiasmo commosso e commovente di questa mia amica, evidentemente che aveva una sensibilità civile molto superiore a quella che c'era a quei tempi, che, ma con gli occhi che le brillavano, mi disse: ma tu adori le cose da donna? Con un viso che significava: comprale ed escici con me. Secondo te i giovani che oggi hanno 20 anni, che magari vestono in maniera gender fluid, è solo un'altra trovata di marketing, oppure veramente nei giovani maschi sta cambiando qualcosa? Sì, sì, ne sono sicuro, perché non hanno il pregiudizio che avevamo noi. Io sono del 66, la generazione dei miei genitori era stata tutta formata durante il ventennio, quindi a certi valori non poteva arrivare perché gli era arrivata un'educazione impositiva, perentoria, antitetica rispetto ai valori che oggi stanno circolando. Oltre a questo, cosa avevamo noi come faccia sul mondo? Un'ora di cartone animato a settimana sulla Rai in bianco e nero. Mia figlia ha 14 anni, quasi 15, nativa digitale. Cosa significa? Significa che a 3 anni, pur se guidata dai genitori, era su YouTube. Questo cosa significa? Che ha visto, ha fatto in tempo, pur nella sua giovanissima età, a vedere cose del mondo che noi abbiamo dovuto aspettare 40 anni per vedere. E questa cosa qua apre la mente, fa capire, da un'altra griglia di valutazione, ciò che è giusto, cosa è sbagliato, ciò che è naturale, ciò che è innaturale, ciò che è fisiologico, ciò che non è fisiologico. Io ricordo mia figlia che aveva 7 anni, pochi mesi prima che venisse approvata la legge Cirinà sugli unioni civili, parlava con 2 suoi compagnetti di classe e sentì io con le mie orecchie chiedersi: ma per quale motivo 2 uomini non potrebbero sposarsi solo perché sono dello stesso sesso? Questa cosa qua, quando noi eravamo 7 anni, non esisteva, perché non avevamo altro accesso al mondo fuori dalla famiglia. Ecco per quale motivo oggi, rispetto a 20 anni fa, io posso tranquillamente entrare nelle scuole o passare attraverso le orde di giovanissimi che escono dai licei senza dover subire i cori irriferibili che subivo anche solo 20 anni fa. Secondo te sarà difficile convincere gli uomini che vale la pena di recuperarlo questo qualcosa che mi ha perso? No, questo meccanismo dell'uomo: se non curi la bellezza perdi qualcosa, non è inducibile, deve nascere dentro. E appunto per questo però bisognerà lasciare il tempo a generazioni di uomini di venire su con questa consapevolezza. Quando andai ospite da Dario Bignardi, ci fu una donna che su Twitter scrisse questo commento: dovremo abituarci, punto. Peraltro, questi sono uomini che non faranno mai del male alle donne. Dunque, bene così. Questa frase dice tutto. Definisce profeticamente un uomo completamente diverso dall'uomo complessato, fuori dal tempo e ancorato all'illusione del patriarcato, che peraltro vive soltanto ormai nelle sue nostalgie.